Salve e ben ritrovati in questa seconda puntata sull'Eberd Extra Fort dedicata all'approfondimento tecnico. Dunque, in prima battuta andremo ad analizzare la particolarità del tasto a slitta, che è proprio un marchio di fabbrica di Eberd e lo troviamo soltanto sui cronografi di questa maison. Dunque, il tasto a slitta è stato impiegato sull'Eberd Extra Fort sia con il calibro 1600 e poi con il calibro 14.000. Quindi partiamo subito con il primo. Il calibro 1600, come raccontato nella puntata scorsa, deriva dal Vajoux 65, che venne realizzato in esclusiva per Eberhard. Tale calibro nasce inizialmente come monopulsante, dopodiché verso la fine degli anni 30 venne introdotto il tasto a slitta, ovvero una modifica che lo trasformò di fatto in un due pulsanti, ma le funzioni in realtà sono differenti rispetto ai cronografi tradizionali. Se osserviamo bene questo movimento, non possiamo fare a meno di notare la somiglianza con il calibro che abbiamo studiato nella terza puntata sulla cronografia, in cui abbiamo parlato del cronografo monopulsante. Infatti si trattava proprio della versione monopulsante dell'Eberhard 1600. Se mettiamo in parallelo i due movimenti, riusciamo ad identificare tutti i componenti, sia sull'uno che sull'altro. Quindi ciò cosa significa? Che anche il 1600 dell'Extra Fort di base è un monopulsante. Infatti, se andiamo ad azionare il tastatore 2, cosa otteniamo? Alla prima pressione lo start della cronografia, alla seconda pressione lo stop e alla terza pressione l'azzeramento. Non è altro che il ciclo di smistamento tipico del cronografo monopulsante ed anche la ruota colonne ha la configurazione appunto del monopulsante che abbiamo visto nella puntata dedicata. Dobbiamo quindi ora analizzare la modifica introdotta da Eberhard, ovvero il tasto a slitta 2R4. La funzione dunque che il monopulsante non permette è quella del restart, ovvero una volta stoppata la cronografia farla ripartire. Il tastatore 4 serve appunto per questo e vediamo come agisce. Innanzitutto, perché viene chiamato slitta? Questo è facile da capire in quanto si tratta di un finto pulsante, proprio perché slitta orizzontalmente e non va premuto. Dunque, per prima cosa dobbiamo dire che il tastatore 4 deve essere azionato durante la marcia del cronografo, ovvero dopo lo start, in modo da effettuare prima lo stop e poi il restart. In altre parole, se noi effettuiamo lo stop con il pulsante tastatore 2, come abbiamo visto prima, saremo vincolati a dover effettuare per forza il reset. Se invece vogliamo far ripartire il cronografo, allora dobbiamo stoppare con il tasto a slitta e poi di nuovo far ripartire sempre con il tasto a slitta. Quindi, start con il pulsante tastatore 2, ora stoppiamo con il pulsante a slitta e cosa vediamo? Il carrello basculante della ruota oziosa viene allontanato dall'impegno con la ruota a secondi centrali. Agendo di nuovo col pulsante slitta, vediamo come la ruota oziosa torna ad avvicinarsi verso destra e riprende a trasmettere moto ai secondi cronografici. In buona sostanza, l'azione del pulsante slitta non fa altro che spostare il carrello della ruota oziosa dentro e fuori dall'innesto. Andiamo a scoprire in che modo. Tale slitta è collegata ad una lamella metallica che si sviluppa circolarmente all'interno della cassa, attorno al movimento, e che scorre guidata dallo scorrimento del pulsante slitta stesso. Dopodiché vi è questa levetta collegata e comandata a sua volta dallo scorrimento della suddetta lamella, la quale levetta va ad agire proprio sul carrello della ruota oziosa. In sintesi, quando il cronografo è in funzione, il carrello della ruota oziosa è spinto dalla molletta verso destra, quindi contro l'innesto sulla ruota dei secondi cronografici. Azionando il tasto a slitta non facciamo altro che spostare attraverso questa levetta il carrello della ruota oziosa verso sinistra, allontanandolo dall'ingranamento e vincendo la forza della molletta. Banalmente, quando riportiamo il tasto a slitta di nuovo in posizione, la ruota oziosa tornerà ad ingranare e ripartiranno i secondi cronografici. È chiaro quindi che se vogliamo far ripartire il cronografo è necessario che lo stop avvenga con il tasto a slitta, poiché se noi andassimo ad effettuarlo con il tastatore 2, esso andrebbe a far avanzare la ruota colonne, per cui la ruota oziosa rimarrebbe comunque allontanata dalla colonna stessa e non sarà più possibile effettuare di nuovo l'innesto, ma saremmo obbligati a resettare. Dunque si tratta di un sistema semplicissimo, ma allo stesso tempo funzionale ed efficace. Passiamo ora al calibro 14.000. Si tratta sostanzialmente di un'evoluzione del 1600, più moderna, quindi con l'Inkerblock sempre presente, a differenza del predecessore che, come abbiamo visto nella puntata precedente, era dotato di antiurto soltanto negli ultimissimi esemplari,
ma l'innovazione più importante è rappresentata dalla miniaturizzazione. Infatti, essendo 14 linee, a differenza delle 16 di prima, permette di poter essere incassato anche su diametri inferiori, fino a un limite minimo di 36 mm, mentre col calibro precedente era impossibile scendere sotto i 39 mm. Tale evoluzione per l'epoca era sinonimo di maggiore pregio e raffinatezza tecnica, in quanto si tendeva alla miniaturizzazione dei calibri, quindi dei diametri e degli spessori, in assoluta controtendenza a quanto invece avvenne dopo il 2000 con la corsa ai padelloni e ai tombini da polso. Dal punto di vista invece funzionale, il calibro 14.000 rimane aderente in toto al suo antenato, infatti resta anche esso un monopulsante. Quindi il tasto ad ore 2 aziona un ciclo di smistamento di start, stop e reset, in totale analogia a quanto visto poc'anzi. Il tasto a slitta è collegato ad una lamella metallica che scorre nella cassa esternamente all'anello di riduzione fermo a movimento, e in prossimità di questo taglio è collegata alla leva evidenziata. Nel 14.000 il meccanismo è più visibile ad occhio rispetto al precedente. Come potete dunque notare, andando a scorrere il tasto a slitta, scorre a sua volta questa lamella che comanda la levetta qui sotto. Esattamente come in precedenza, la levetta non fa altro che spostare a destra e a sinistra il carrello basculante della ruota oziosa, innestando e disinnestando la cronografia. Pertanto, in conclusione, la modifica del tasto a slitta permette di avere un cronografo che rimane sempre e comunque monopulsante col tasto ore 2, ma con anche la possibilità di stoppare momentaneamente e ripartire se si utilizza la slitta. Quali sono i pregi e i difetti di un sistema del genere piuttosto che un cronografo a due pulsanti classico? Bene, i pregi, come è facile intuire, è che se si necessita di una cronografia con ciclo semplice start, stop e reset, possiamo lavorare sempre con un solo pulsante e quindi maggiore rapidità di azione. Lo svantaggio invece lo abbiamo quando dobbiamo lavorare con stop e restart mediante la slitta. Essa infatti ha un tempo di azione più lento rispetto alla pressione di un pulsante, pertanto qualora dovessimo tenere traccia di frazioni di secondo al netto del riflesso umano, abbiamo comunque un ulteriore ritardo dovuto all'azionamento del tasto slitta, che risulta meno immediato. Ma riflettendoci un momento, quando mai ci capita di dover cronometrare frazioni di secondo con uno strumento del genere? In ultima battuta, a livello di manutenzione, il tasto a slitta, ovvero in particolar modo la lamella scorrevole all'interno della cassa, richiedono un buon livello di pulizia e ingrassatura, onde poter permettere l'adeguato scorrimento. In ultima battuta, prima di passare alla prossima analisi, diamo uno sguardo alle finiture dei due calibri attraverso un microscopio a 40x, che sono in entrambi i casi di assoluto livello e che ci lasciano davvero meravigliati se pensiamo al costo comunque non proibitivo di questi due esemplari, come raccontato nella puntata precedente. Potete vedere, oltre che le satinature sui ponti, platine, sulle leve, effettuate con pregevole cura, anche la splendida lavorazione ad anglage, ovvero angoli smussati e lucidati, delle leve in acciaio. Guardate anche la cura nella realizzazione delle mollette in acciaio a sezione variabile, rifinite, sagomate a mano, così come anche le leve. Questi sono tutti i dettagli che all'epoca d'oro dell'orologeria svizzera, alla quale questi due calibri appartenevano, erano quasi la norma nelle produzioni di livello medio, diciamo medio-alto. E sono invece tutte finezze che sono andate a sparire negli anni successivi, quindi dalla metà degli anni 60 in poi, quando l'orologeria iniziò a sentire l'odore di crisi, per poi rimanere solo ed esclusivamente sulle produzioni di altissima orologeria. Al giorno d'oggi è davvero difficile vedere una cura di questo tipo, e spesso anche quando spendiamo decine di migliaia di euro per un cronografo, si rischia di rimanere delusi da questo punto di vista. Terminata ora l'analisi dei due calibri ed in particolare del tasto a slitta, ci focalizziamo su un particolare marchingegno che troviamo sul bilanciere di questo calibro 14.000, ovvero l'Incastar. Dunque premetto che non si tratta di un brevetto di Eberhard, bensì un componente fornito da terze parti, come per esempio l'Incablock, che le Maison potevano acquistare qualora lo ritenessero opportuno. E non ho fatto l'esempio dell'Incablock a caso, infatti l'inventore dell'Incastar fu proprio quel Fritz Marti
che ideò l'IncaBlock. In effetti il prefisso Inca è in comune per entrambi i dispositivi. Tale brevetto risale al 1947 e si tratta di un sistema a spirale libera con una regolazione molto particolare e che a breve andrò a spiegare. Come vi ho raccontato nel video relativo appunto alla spirale libera, la presenza della racchetta di delimitazione della spirale, o meglio delle spinette di delimitazione, possono avere un effetto che influenza la marcia dell'orologio, questo per via della forza di gravità nelle posizioni verticali e comunque in generale a causa degli urti durante l'utilizzo dell'orologio nel quotidiano. Pertanto i tecnici svilupparono una soluzione definita di spirale libera, eliminando quindi le spinette di delimitazione. Rimane però il problema della regolazione della marcia. Dunque, una volta definito un bilanciere con un determinato peso ed una spirale con un determinato materiale, o meglio, un determinato coefficiente elastico, a questo punto la marcia, cioè l'anticipo ed il ritardo, possono essere regolati in due modi. Il primo è quello che abbiamo visto con le masse inerziali, ovvero agire sul momento di inerzia del volantino, cioè spostare le viti di regolazioni, quindi il peso, più verso il centro o verso la periferia. L'altra soluzione per ottenere lo stesso risultato senza andare a toccare il volantino può essere allungare o accorciare la spirale stessa. Se pensiamo alla funzione della racchetta di regolazione, come vi ho fatto vedere nel video sul bilanciere, essa agisce sul tratto di spirale attiva. In sostanza, in presenza della racchetta, noi abbiamo un tratto limitato, che va dal pitone alle spinette, che lavora in maniera parziale, limitata, e poi la parte attiva che parte dalle spinette in poi. L'Incastar va a lavorare sulla lunghezza totale della spirale, che in questo caso sarà libera e quindi tutta attiva. L'Incastar è posizionato alla partenza della spirale, in sostanza fa le veci del portapitone. Tale dispositivo è composto da un sistema di tre rullini. Due di questi comprimono la spirale grazie al carico di una molletta. Dopodiché vi è un terzo rullino che funge da guida per la coda della spirale. Nella parte superiore vediamo la stella da cui prende il nome, che non è altro che una rotella sulla quale andiamo ad agire nel senso delle frecce. Ruotando verso il più, vogliamo far anticipare l'orologio, pertanto il rullino più grande andrà a ruotare in modo da avvolgere la spirale, accorciandola. Ricordo che accorciando la spirale si anticipa la marcia, dunque accorciando la spirale il tratto iniziale verrà richiamato dai due rullini verso l'esterno, dopodiché il terzo rullino guida a fare in modo che rimanga esterno e che non vada a toccare nella prima spira. Ovviamente ruotando verso il meno si andrà ad allungare la spirale. Questo è il principio dell'Incastar, un sistema che sulla carta parrebbe geniale, rivoluzionario e che venne impiegato, oltre che su Eperard, anche molto spesso su Invicta, Ernest Borel, inoltre si è visto anche su qualche Angelus. Ma come mai solo sulla carta? Come mai è stato impiegato solo per pochissimi anni, forse un decennio scarso, e poi archiviato definitivamente? Purtroppo gli inconvenienti erano molteplici e superavano i vantaggi. Il primo problema sorgeva qualora fosse necessario separare il bilanciere dal ponte. Con il portapitone classico l'operazione risulta semplice, in questo caso invece estremamente laboriosa. Un altro problema non da poco consiste nel fatto che ogni qualvolta si va ad agire sull'Incastar per regolare la marcia, dal momento che si modifica la lunghezza totale della spirale, ne consegue anche una modifica della fase del bilanciere, ovvero del B-Terror. Infatti allungando o accorciando la spirale, il bottone del bilanciere seguirà il verso in cui la spirale viene fatta scorrere tra i rullini. Pertanto, a seguito di ogni regolazione dell'Incastar, sarà necessario muovere tutto il blocchetto, che ruota come una sorta di portapitone mobile per riportare a zero il B-Terror. Infine, un ultimo problema, ma non meno importante, riguarda i rullini dell'Incastar. Un prolungato lavoro da parte di questi, in seguito a manovre ripetute sulla stella di regolazione, portava ad una leggera deformazione della spirale stessa, al passaggio appunto tra i rullini. Veniva, in parole povere, come leggermente sgualcita, distorta, e quindi questa deformazione ne faceva perdere alla lunga il suo centraggio e anche la sua planarità. Poi chiaramente in caso di interventi da parte di maniscalchi è facile trovare al giorno d'oggi orologi dotati di Incastar con spirali letteralmente massacrate.
Per tutta questa serie di motivi questa soluzione tecnica non prese piede. E questa fu la dimostrazione che tante volte idee sulla carta geniali e rivoluzionarie, a causa di limiti tecnologici ma soprattutto limiti pratici, si rivelarono dopo poco tempo un fallimento. Molto bene, dopo aver analizzato e sviscerato al meglio anche il dispositivo del tastaslitta e l'Incastar, direi che l'Eberhard Extraforte ormai non ha più segreti. Dunque, come avete visto, si tratta di un orologio che, oltre ad aver fatto la storia dell'orologeria, della cronografia negli anni d'oro, si tratta anche di un pezzo, secondo me, di grande rilievo collezionistico. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci!